Viene Simas. Questa senza clan è una ladra. Mi dispiace, sto cercando di prendere una deposizione. Non c'è niente di cui parlare. Ha rubato il mio creditometro. Arrestala! Non è vero. Solo perché sono un Aquarian. Deve calmarsi e fare un bel respiro. Ti stai facendo beffe di me, terrestre? Solo perché i Volus hanno bisogno di... Mi sono espresso male, signore. Le chiedo scusa. Sai chi sta dicendo la verità? Il mio factotum conferma che l'Aquarian non ha il creditometro con sé, ma potrebbe averlo nascosto per recuperarlo in seguito. Sai come sono i Quarian, ed è sicuramente una vagabonda. La porterò dentro e vedrò cosa Bailey vuol farne di lei. Afferma che ha rubato il suo creditometro? Deve averlo fatto. Quando ho lasciato il negozio della Sirta Foundation, mi è venuta addosso. E venirle addosso significa averle rubato il suo creditometro? È così che fanno i ladruncoli. Ti vengono addosso e sfruttano la confusione per svuotarti le tasche. Mai abbassare la guardia con questi Quarian senza clan. Sono tutti dei ladri. È sicuro di non aver lasciato il suo creditometro alla Sirta Foundation? Sicurissimo. Credi che farei uno sbaglio simile? Non ho neanche comprato niente lì. Il creditometro è rimasto sempre in tasca. Dici di essere stata accusata ingiustamente? Stavo camminando verso il negozio di navi usate quando lui mi è venuto addosso davanti alla Sirta Foundation. Non si è fermato né scusato. Un minuto più tardi corre qui insieme all'SSC accusandomi di aver rubato il suo dannato creditometro. Vi siete scontrati davanti alla Sirta Foundation? È possibile che il creditometro gli sia caduto di tasca? Può essere. Io so solo che non l'ho preso. Vedrò se riesco a scoprire cos'è successo. Signore, questa faccenda riguarda l'SSC. Ma faremo tutto il... Bah. Tutto il possibile per risolverla. Non ci serve l'aiuto di un civile. Se trovi il creditometro, informa uno dei nostri ufficiali. Andiamo. Fai attenzione. Ho sentito la sua mano nella mia tasca. Secondo un nuovo rapporto, gli ufficiali militari dell'Alleanza stanno riscontrando difficoltà nel raggiungere le quote di reclutamento. Dopo Eden Prime, l'iniziale ondata di arruolamenti patriottici è stata seguita da un periodo di arresto. Buongiorno, cittadino. Benvenuto alla Sirta Foundation dell'agglomerato Zakera. Di recente è passato di qui un Volus. Ha per caso lasciato un creditometro? Non che io sappia. Non ha comprato niente. Grazie dell'aiuto. Naturalmente, cittadino. Benvenuto alla Saronis Application. Posso offrirle un... Ah, Shepard. Ti conosco? No, ma io conosco lei. Persino un Anar rimbambito si ricorderebbe dell'umano che ha affrontato i Geth. Pensavo che fosse morto. Già, me lo dicono spesso. Prego, dia pure un'occhiata al negozio. È un piacere averla qui. Sai, uso parecchi software nel mio lavoro. È una vergogna che così poche persone comprendano il loro equipaggiamento. Oltre alle ovvie interfacce punta e vai, voglio dire. Non crederesti a ciò che mi tocca sentire. Perché la nave fa inversione? Siamo solo a metà strada. Oh, la capisco. Sai, mi piacciono i tuoi prodotti. Potrebbe interessarti la sponsorizzazione dell'umano che ha sconfitto Saren? Ne sarei onorato, ma non credo di poterla pagare. Non preoccuparti di questo. E se ci mettessimo d'accordo per uno sconto? Ma certo, deve solo parlare nel mio terminale. Sono il comandante Shepard e questo è il mio negozio preferito della cittadella. Sarà perfetta. Posso montarla e sistemarla in poco tempo. Grazie mille. Ah, il mio cliente preferito. Cosa posso fare per lei? Di recente è passato di qui un Volus. Ha per caso lasciato un creditometro? Oh, sì. Ha comprato alcuni sistemi ambientali e poi se n'è andato senza il suo creditometro. L'ho notato soltanto dopo che se n'era già andato. Se lo vede, gli dica che lo conservo qui, dietro il bancone. Grazie per l'aiuto. Se avrà bisogno di qualcosa, sarò...
sa come sono i Quarian. Circolare, per favore. Ha dimenticato il suo creditometro alla Saronis Application. Il commesso l'ha tenuto da parte. Oh. Beh, l'Aquarian avrebbe potuto rubarlo. Chiuderò qui il rapporto, ma ti terrò d'occhio. Cercati una residenza permanente o ti sbatterò... Ma stiamo scherzando. Che c'è? Ha accusato ingiustamente questa ragazza di averla derubata e tutto quello che ha da dire è che avrebbe potuto rubarlo? Ehi, aspetta un attimo! E tu? È stata perseguitata e insultata da questo tizio. E tu la minacci anche di arrestarla per vagabondaggio. Che ne dici se ti sbatto al fresco per aver ostacolato la giustizia? Credi davvero di poter sbattere al fresco uno spettro? Credo che dobbiate sparire entrambi. Figlio di... Grazie. Io vorrei poterti offrire qualcosa di più delle semplici parole. Sai cavartela da sola da qui? Credo di sì. Voglio dire, la notte mangio barrette nutritive in un rifugio Turian. Ma sopravvivo. Grazie. Che ne diresti di una bella bibita integratrice Tupari, deliziosa e dissetante? Tupari, disponibile anche con destro. Buongiorno, cittadino. Benvenuto alla Sirta Foundation dell'agglomerato Zakera. Non ho potuto non notare i vostri prezzi. Mi sembrano un po' alti. Con tutto il rispetto, alla Sirta non interessano i profitti. Parte delle vendite serve a finanziare le ricerche per la cura di malattie genetiche. Sai cosa renderebbe i vostri servizi ancora più popolari? La sponsorizzazione dell'uomo che ha sconfitto Saren. Oh, oh cielo! Lei è Shepard, vero? Se farà questo per noi, sarò ben lieta di concederle lo sconto dipendenti. Affare fatto. Le basterà parlare nel mio terminale. Sono il comandante Shepard e questo è il mio negozio preferito della cittadella. Lo elaborerò subito per farne una pubblicità. Grazie. Possiamo sfruttarlo. Che ne pensi, Michael? Gli immunoamplificatori? Sono il comandante Shepard e questo è il mio negozio preferito della cittadella. Salve terrestre, qui troverai molte ottime navi in vendita, soltanto un po' usate, sì. Sembra che il capitano Anna Shepard abbia rifiutato la promozione d'ammiraglio per restare al comando della Orizaba. Il capitano ritiene che la sua promozione fosse una manovra politica e ha dichiarato che potrà onorare al meglio il ricordo di suo figlio restando al comando di una nave. In seguito alle accuse mosse dal caporale Toombs e alle testimonianze di un presunto scienziato di Cerberus, un'indagine autonoma sta esaminando i movimenti del gruppo noto soltanto come Cerberus. Un ricercatore, noto soltanto come Dottor Wayne, ha ottenuto la promessa di immunità in cambio della propria testimonianza, che collegherebbe Cerberus alla morte dell'ammiraglio Kaoku di diversi anni fa. Non
sentito dire che questo è il posto migliore per mangiare nell'agglomerato Zakera. Buongiorno, amici miei. Benvenuti alla cittadella. Visto che questi negozi sono proprietà del Consiglio, gli impiegati governativi hanno uno sconto? A dire il vero sì. Qual è la sua posizione? Sono uno spettro. È un ruolo molto prestigioso. È un piacere estenderle lo sconto per gli impiegati governativi, spettro. Prego, controlli pure i prezzi aggiornati. Ho sentito dire che i laghetti del Presidium sono pieni di... No, non è vero. Sei mai stato lassù? No, l'SSC non mi lascia andare. Dice che sono un rischio. Oh, pensano che tutti i Krogan siano pericolosi. Dannati Turian, dovremmo ucciderli tutti. Cosa posso fare per te? Le vostre spedizioni potrebbero essere un po' noiose per me. Noiose? Un umano riesce a malapena ad abbattere un Varren selvatico. Figuriamoci uno Shatha. Chi credi di essere? Beh, mi chiamo Shepard e... Quello Shepard? Quello che ha eliminato Saren Arterius? Oh, allora mi conosci. Per gli spiriti! Shepard nel mio negozio... Posso convincerti a registrare una pubblicità per me? Si potrebbe fare. Possiamo arrivare a uno sconto? Uno sconto? Se me lo chiedessi darei il tuo nome al mio primogenito. Possiamo registrare subito? Devi solo parlare nel mio terminale. Sono il comandante Shepard e questo è il mio negozio preferito della cittadella. Nessun altro negozio di armi ha una sponsorizzazione simile. Hai provato Galaxy of Fantasy? Adoro quel gioco. È basato sulla mitologia Turian, ma è davvero divertente. Posso fare qualcosa per te? Ho notato che sei uno dei curatori del presidio. Sai se ci sono dei pesci nei laghetti? Mi fanno spesso questa domanda. Credo che sia seconda solo a... Dov'è il bagno? Questi sono dei laghetti artificiali alimentati dalla fonte del Presidium e indipendenti dalle cisterne d'acqua degli agglomerati. Che io sappia, l'unico luogo della stazione con dei pesci vivi è il negozio di articoli da regalo di Deleia Senassi. Quando mi verso un bicchiere d'acqua, è lo stesso liquido in cui i turisti gettano la spazzatura? No, prima viene purificato. Se dovessero restarvi dei batteri salarian o umani e un Turian o un Quarian la bevesse, questi potrebbe morire. Sarebbe tutto molto più semplice se avessimo lo stesso DNA. E invece no, l'universo ama la diversità. Grazie per il tuo tempo. Nessun problema. Se sali al Presidium, ammira i fiori di Mael di fronte al condotto. Stanno sbocciando rigogliosamente. Thank you.
Stai cercando un po' di relax, Shepard? È un luogo niente male. Molto meglio dell'antro di Cora, a ogni modo. Meno male che non l'hanno riaperto dopo l'attacco dei Geth. Cosa desideri? Hai sentito qualche voce interessante da queste parti? Io servo solo da bere. Se vuoi sapere cosa succede in giro, ascolta i notiziari. Non capisco perché gli umani me lo chiedono. Voglio il drink più forte che hai. Detto fatto. Questo è verde. E ti garantisco che ti torcerà le budella. A meno che tu non sia destro DNA come me. In tal caso, ti ucciderà. Qualcos'altro? Beviamone un altro. Ecco a te. Qualcos'altro? Non ho ancora finito. Sono colpito. Non avevo mai visto nessuno bere tre di quelli. Qualcos'altro? Dammene un altro. Che ne dici di fare un bel mix? Questa è vera birra Batarian, pura. Non chiedermi come l'ho avuta. Lavoro qui da 8 anni e non ho mai visto nessuno berla e andarsene sulle proprie gambe. Qualcos'altro? Forza! D'accordo. Per te qualcosa di speciale. Questo è il liquore Krogan Wrinkle. Dopo averlo bevuto farai scattare gli allarmi radiologici. Te ne verso un bicchiere? Puoi dirlo forte. Versa altra roba nel coso dove va la roba. La vita è tua, amico. La gente vuole sentire la sua storia, Shepard. Kalisa Bin Sinan al-Gilani del Westerland News. L'ho intervistata 2 anni fa, quando era appena diventato uno spettro. Aveva esposto il suo caso davanti alla telecamera con grande chiarezza. Ha un minuto? Per che cosa? Per infangare ancora la mia reputazione? Su via, Shepard. Forse non apprezzerai i miei metodi, ma siamo dalla stessa parte. È tornato e questo fa notizia. Voglio solo offrire alla sua storia l'importanza che merita. Secondo molte fonti era nel cuore del Presidium durante la battaglia della cittadella. Si può quasi dire che la sorte della battaglia sia dipesa dalle sue parole. Se fosse vero, avrebbe ordinato all'ammiraglio Hackett di aiutare la Destiny Ascension, causando centinaia di perdite umane e assicurando il dominio del Consiglio della Cittadella. I Turian hanno perso 20 incrociatori. Immagino che ognuno di essi avesse un equipaggio di circa 300 persone. L'Ascension, la corazzata Asari che abbiamo salvato, aveva quasi 10.000 persone. Ma di certo il prezzo umano... L'Alleanza ha perso 8 incrociatori. Shenyang, Emden, Jakarta, Cairo, Seul, Cape Town, Warsaw e Madrid. E sì... Li ricordo tutti. Tutti i membri della Quinta Flotta sono degli eroi. L'Alleanza deve a tutti loro delle medaglie. Il Consiglio gli deve molto di più.
e anche tu. Il comandante Shepard, primo spettro umano ed eroe della battaglia della cittadella. Controlla il video. Ripreso tutto? Splendido. Zittita nel mio stesso show. Erano anni che non venivo alla cittadella. Non cambia mai. Non importa quanto tempo passi. Immagino che per qualcuno... Non ammettere che tutto questo... Hai qualche gioco che desideri scambiare? Otterrai 2 crediti per comprare... Cosa vuoi? Ho parlato con uno dei curatori del Presidium. Dice che non ci sono pesci nei laghetti. Cosa? Te l'avevo detto. Perché sprecare tutta quell'acqua se non vuoi allevarci qualcosa da mangiare? Non capirò mai gli alieni. Grazie per averglielo detto. È tutto il giorno che parla di quei dannati pesci.